Oh, attenzione. No, Vincenzo non si gira. Ma scusa, ma non odiavi Cap? Ma scusa, non avevate litigato? Ma scusa, non lo avevi dissato? Le risposte tutte in questo video. Ma ora, via il cappello e fuori l'uccello. Ehi tu, desideri per caso tenere la esclusiva e rarissima skin Glow? Devi sapere che la vendo e a prezzi stracciati rispetto a tutti quelli che sono i seller in giro, con anche mega sconti per te e i tuoi amici. Inoltre, i primi 100 l'avranno ad un prezzo ben più scontato degli altri. Sarebbe un peccato non aggiungere questa fantastica skin al tuo armadietto. Affrettati, visita il link in descrizione. Come ogni anno le fiere permettono a youtubers e followers da tutte le parti d'Italia di incontrarsi. Il Games Week è sicuramente la fiera più grande se misuriamo la quantità di youtubers che ci vanno. E io volevo assolutamente incontrare il mio youtuber preferito, Farris chiaramente. Così, insieme al mio fido romano, ho deciso di partire in auto per Milano. La scelta peggiore che potessi fare, visto che dopo 2 ore e mezza di viaggio, 1 ora e mezza l'ho passata solo a cercare parcheggio. E non sto scherzando, e non è tutto. La mia macchina è diventata un cesso chimico per piccioni, visto che me la sono trovata scagazzata dappertutto. Piccioni maledetti. Avremmo dormito a casa di Giulietta, l'amorosa di Romano, che è una ragazza che ho conosciuto io l'anno scorso al Games Week. L'idea era di partire giovedì mattina, tranquilli, per appunto passare una giornata a Milano, appunto per visitare Milano, e poi goderci gli altri 3 giorni di fiera, per poi tornare a casa domenica quando la fiera sarebbe finita. Venerdì dunque è il primo giorno di fiera e la Giulia si è vestita con un cosplay diverso ogni giorno. E in fila alla cassa per entrare, chi troviamo? Rekins. Romano e Giulietta hanno girato con me gran parte del tempo, fino a quando non abbiamo incontrato Imerin. In realtà è stato Romano a riconoscerla e mi ha mandato la foto. Yuk era gelosissimo, anche se non c'era lui il primo giorno, venerdì, mentre Imerin era proprio una nanetta. Girando dalle parti dello stand Canon, dove mi sono fatto questa foto da figone, ho incontrato il mitico Matteo HS. Bono! Non lo so dire, ma infatti è il suo modo di dire. La giornata è stata in realtà tranquilla, perché dopo tutto venerdì sono tutti a scuola comunque. Perciò ho fatto un totale di 36 foto con i fan. E mentre mangiamo un bello dog fuori, sapete che becchiamo il mitico e festone. Ad una certa, stanchini, siamo andati per giocare ad uno su un tavolo. Ora, noi eravamo in 3, c'era una sedia libera perché c'erano 4 sedie. Arriva un tipo e fa: posso prendere la sedia? E io faccio: certo. Questo qua prende, si siede, prende le carte di mano a me, Romano e la Giulia che stavamo giocando, prende il mazzo e inizia a mescolarlo. Noi tipo lo stavamo guardando esterrefatti della serie: oh, oh, ma che ca... Che tra l'altro sto tipo era veramente un lentone a dare le carte, voi non avete idea. E non stava neanche attento al gioco. Cioè, chiedeva, parlava di robe a caso che non interessavano a nessuno. E poi chiedeva: ah, ma è il mio turno? Sì, Dio, sì, è il tuo turno. Già nessuno ti voleva qua giocare. Cosa? E mentre stavamo uscendo dalla fiera, chi incontriamo? Bam, Croatomist. Sempre mentre usciamo, un altro che incontriamo, ultimo ma non meno importante, il mistico Omiatol, che era un po' nascosto, nel senso che stava lì con la felpa tutto nascosto per non farsi riconoscere, ma io l'ho riconosciuto, gli faccio: ehi. Fate conto che poi quella sera eravamo super stanchi e quindi siamo andati subito a dormire dopo aver mangiato. Il sabato è stato un disastro invece. Tantissime persone, tantissimi youtubers, tantissime emozioni. La Giulia si è vestita da Esdet, che è il mio personaggio preferito in assoluto di qualsiasi anime. Siamo andati da Starbucks la mattina, perché io non ci sono mai stato e tutti ne parlano così bene. Ho detto: boh, voglio provare. E se devo dirvi la verità, a me ha fatto cagare. È normalissimo gelato che costa il triplo di un normalissimo gelato. Quelli di Starbucks fanno stonks. Le prime persone che incontro sono dei miei abbonati. E poi finalmente i nanetti di Shikokujin, accompagnati da RDT e Mango. Abbiamo girato e parlato tantissimo. Fate conto che a fine giornata avevo 222 foto solo in fiera. 231 se contiamo quelle fatte anche fuori. E durante la giornata c'era pure la Giulietta che mi rubava il cappello. Sabato ho incontrato tantissimi youtubers. Partiamo da Zerbian, che è stato davvero davvero simpaticissimo, è un grande. Proseguendo con Rimoldigno, che fino a quel momento io non conoscevo, tipo si è avvicinato a me, mi ha salutato eccetera, io non sapevo chi fosse. Di fretta ho visto e mi sono salutato a conchiudere la Pami, senza però fare effettivamente una foto, o comunque non la trovo. Sempre ad una certa becchiamo Jumbo Drillo, che era nascosto dietro una mantella nera con la maschera di Jason, e che ha detto che ha guardato alcuni dei miei video e delle storie. Ad una certa si avvicina a me una persona sconosciuta e mi fa: sembrava scarso e invece no, benvenuto nel team. E dico:
Ma chi è? E poi l'ho riconosciuto, era Giulio Vitelli, che voi sicuramente conoscete come Nezak. È stato veramente un bomber. E poi c'era una streamer misteriosa, che voi penso ancora non conosciate, ma con cui mi vedrete fare dei video nell'immediato futuro. E fidatevi, vi piaceranno un sacco. Altro che gli Ushiko Kujin e i Merin. Non vi spoilerò nulla, ma vi assicuro che saranno cose assurde. Sempre altri amici che ho incontrato sono Los Amigos, Wizard Joe, Rekins, Gigi, Return, Matti Zemina. A proposito, se stai guardando questo video, ma tu sei Corinna Vannoni? È colui che non vi sareste mai aspettati, il mitico capitano del fondotinta. Stop prima di proseguire col video, è il momento della sponsor time. Perché immagino tu sia stufo di giocare con la tastiera scadente che ti fa venire voglia di scraventarla da tutte le parti. E immagino che tu abbia deciso di comprarti una bella tastiera meccanica nuova di zecca. Allora la tastiera meccanica Tirfing V2 della Drevo è ciò che fa il caso tuo. Layout completamente in italiano che usavo io stesso per le vittorie da 15 kill su Fortnite, prima di passare alla Blade Master TE, sempre della Drevo. Il design della tastiera è semplice quanto elegante, tanto che moltissime ragazze appena l'hanno vista si sono innamorate di me. Basta leggere le recensioni su Amazon per capire che affare è. Nella fighissima scatola troviamo la tastiera epica, le istruzioni, una pinzetta per rimuovere i keycaps e una foto di Octi da piccolo col culetto di fuori. No, forse questa non c'era. Nessun obbligo, ma se volete una vera tastiera da gaming come quelle che usavo io prima di passare alla Blade Master TE sempre della Drevo, passate nel link in descrizione e usate il codice per ottenere il 20% di sconto. Sbrigatevi prima che finiscano. Ora, io e lui non abbiamo né litigato né ci odiamo. La gente purtroppo ha malinterpretato moltissimo un video dove semplicemente ho denunciato un comportamento sbagliato che ha fatto anni e anni fa. E pensa che io lo odi, ma non è così. A parte ciò, quella sera proprio tutti noi abbiamo preso un gelato insieme. Ciao bro. Dove sono tutti gli altri? Sono tutti qua. Dove sono? Eccolo. Eccolo qua. Proprio io sono. Ciao. Davanti al Duomo, parlando di YouTube e raccontandoci di altre cose, accompagnati dal nostro mitico manager Vicenzino, che voi magari conoscete come il proprietario del team competitivo OS. Oh, attenzione. La sera, tra l'altro, ero al Mac con Roman e la Giulia e stavamo mangiando quando una flotta di fan si avvicina a me e inizia a chiedermi una foto. Io chiaramente faccio le foto con tutti e poi la mamma inizia a farmi domande riguardo al mondo di YouTube. E io sono là tipo, ok, sì, sì, dopo 7 anni, sì. Comunque una signora molto simpatica mi ha fatto un sacco di domande. Ed ecco che stanchi e distrutti arriva la domenica. 89 foto in totale coi fan. I primi scemotti che incontro sono i gemelli Alex ed Eros dei Vapm, che sono molto miei amici, accompagnati da Nediac, che probabilmente non conoscete, ma lo conoscerete. Ma soprattutto ad accompagnarmi dalla mattina alla sera, da Milano Games Week a Padova, la mitica Annalisa, che voi conoscete come Harley Quinn nelle mie live. Qui ho incontrato il mitico Stortino e tutti insieme siamo andati a farci una foto allo stand Canon. Nina e Matiz però non c'erano perché in quel momento erano andati a lavorare sicuramente. Domenica eravamo stanchi, quindi non ci siamo mossi più di tanto. Cercavamo di stare più fermi possibile, seduti da qualche parte, perché era veramente stanco. Chiedete pure a un mio abbonato che si è abbonato lì sul momento insieme a me e che è stato con noi tutta la giornata, un ragazzo molto simpatico e che ha vissuto l'esperienza di stare tutto il tempo attaccato a me e a Luca di Shikokujine, ad Annalisa e a tutti gli altri, insomma, quelli che c'erano. Harley. Oh. Harley. Oh. Era maglietta nera. Saluta. No. Saluta. No. Dai che dopo lo vederò, sì. Ad una certa c'era pure Power, ma non sono neanche riuscito ad avvicinarmi perché aveva una flotta enorme dietro. Era impossibile avvicinarsi. Sempre domenica ho incontrato anche Atrix, che è il mio streamer di Hearthstone preferito. Anzi, il mio streamer in assoluto preferito. Ho incontrato anche Blink, il mitico Tutubi e di nuovo Croatomist. E anche di nuovo i Merin, con cui mi sono fatto una foto insieme a Luke. Al ritorno abbiamo preso la macchina e siamo tornati a Padova. Io, Roman, Harley e la mamma di Harley. Annalisa, sei contenta? No. Romano, tu non sei contenta che abbiamo rapito Harley? Ma
quindi abbiamo Harley Quinn. Eh sì. Un bel viaggetto, una fiera assurda. Io veramente l'ho amata, ragazzi. È veramente una figata incontrare tantissimi youtuber che sono magari tuoi amici, con cui ti senti spesso, ma con cui magari non hai l'occasione di parlare o di vederti comunque tutti i giorni. E anche una figata incontrare i fan e scambiare con loro una chiacchiera e farti qualche foto. È stato davvero davvero bello. Certe esperienze te le porti dietro tutta la vita.